Arrivata al porto di Genova la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, a bordo 165 migranti soccorsi al largo della Libia, di cui 33 minori. Ad accoglierli il vescovo di Savona Calogero Marino e Don Giacomo Martino. Amministrative 2024, giochi fatti nei comuni del Tiguglio fra risultati consolidati e alcuni decisi all'ultimo voto. Solo a Rapallo ci sarà il ballottaggio fra due settimane, l'astensionismo sale al 47%. Elezioni europee, dal voto la fotografia di una Liguria divisa in due, Fratelli d'Italia primo partito a Ponente, il PD a Levante, dati significativi in vista del voto per le regionali. La santità come stile di vita quotidiano, a Cerreta le comunità della Val di Vara e le suore Giannelline hanno celebrato la festa di Sant'Antonio Maria Gianelli, patrono della valle. 6 nuovi mezzi per servizi sanitari e di protezione civile sono in dotazione al Comitato di Cogorno della Croce Rossa. A ciascun strumento è stata associata una storia di pazienti o persone vicine a questa realtà. Cresce l'attesa per l'ottavo rally della Val d'Aveto, gara nazionale in programma il 22-23 giugno a Santo Stefano d'Aveto. Iscrizioni ancora aperte. Tra le novità, la prova speciale tra Alpicella e il Passo del Tomarlo. Buongiorno dalla redazione di Telepace. Questa mattina è arrivata al porto di Genova la nave Geo Barents con a bordo 165 migranti soccorsi al largo della Libia, fra loro anche 33 minori. Dopo un difficile viaggio nel corso del quale sono state recuperate 11 salme in mare, i migranti sono stati accolti tra gli altri al porto di Genova dal vescovo di Savona, Monsignor Gero Marino, e dal responsabile ligure della pastorale dei migranti, Don Giacomo Martino. Vediamo il servizio. Dopo giorni di attesa, i 165 migranti soccorsi dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere hanno trovato un porto sicuro in cui attraccare. A Genova questa mattina il Ponte Dori ha visto la chiglia della Geo Barents affiancarsi per poter sbarcare i migranti e offrire le cure necessarie. Tra le persone soccorse ci sono 33 minorenni e alcune donne incinte. La macchina dell'accoglienza si è subito mobilitata per offrire un sostegno. Tra le personalità e le associazioni presenti, il vescovo di Savona, Calogero Marino, e responsabile dell'ufficio diocesano Migrantes, Don Giacomo Martino, hanno portato il supporto della comunità cristiana. Credo che sia importante che la comunità cristiana sia presente, semplicemente per accogliere dei fratelli credenti in Cristo, oppure in altre religioni, oppure non credenti, che comunque sono un segno della presenza di Cristo in mezzo a noi, no? Papa Francesco ama dire che i poveri sono la carne viva di Cristo, e quindi accogliere un profugo, un fratello che viene e in qualche modo esprimere il segno di un riconoscimento. Il nostro è un segno di accoglienza per tutti, per queste persone che stanno affrontando l'ultima fase, speriamo, del viaggio della speranza, e per l'equipaggio che è a bordo li ha riscattati da morte certa. Per i 165 migranti a bordo un'esperienza molto dura. Prima la sofferenza per le violenze subite alla partenza, poi il soccorso al largo della Libia opera della nave Geo Barents, mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo. Un tormento che è continuato anche dopo essere stati tratti in salvo, vedendo in prima persona il recupero in mare di 11 salme, consegnate alla guardia costiera nei pressi di Lampedusa. Arrivati a Genova, la maggior parte verrà poi ancora, si dice, smistata, con questo termine tecnico, verso il Veneto e l'Emilia-Romagna, e questo per noi sembra veramente ingiusto, perché queste persone sono stremate e hanno bisogno di essere accolte e accolte subito. Spesso la sofferenza schiaccia, isola, toglie speranza, spesso nei loro volti non c'è il sorriso, non c'è il coraggio del sorriso. C'è la tristezza di tanta sofferenza, e quindi è proprio la presenza vicina a chi soffre che può aiutarli a ritrovare il sorriso. Ora, sbarcati a Genova, inizia un nuovo viaggio, nella speranza di un'accoglienza rispettosa della sofferenza patita e di un futuro migliore. Loro, ma anche nostro, perché se saremo capaci di accogliere ci sarà futuro anche per noi. Il giorno dopo le elezioni amministrative è tempo di bilanci per i comuni del Tiguglio che hanno rinnovato il Consiglio Comunale. L'unico territorio dove si andrà al ballottaggio è Rapallo, che voterà fra 15 giorni per eleggere il nuovo sindaco. Per il resto i giochi sono fatti nei comuni del nostro comprensorio, dove però occorre ripartire da un dato, quello dell'astensionismo, che ha raggiunto quasi il 47%.
E quella di Rapallo, l'unica partita elettorale per la quale saranno necessari i tempi supplementari, che si disputeranno i prossimi 22 e 23 giugno. Nel resto del Tiguglio le urne hanno decretato vincenti e sconfitti di questa tornata elettorale, dove tra sorprese e conferme i giochi si sono chiusi nei tempi regolamentari. A parlare sono i voti. In molti casi il risultato è stato stabilito con un margine più ampio, in altri è bastata una piccola differenza a decretarlo. È il caso dei comuni della Val d'Aveto. Sono 34 le schede di differenza che separano il sindaco eletto Roberto Pareti dalla sua sfidante Giancarla Armerini, 49 quelle di differenza che hanno permesso a Massimo Fontana di avere la meglio sul sindaco uscente Marcello Roncoli. In proporzione anche a Santa Margherita Ligure e ancora di più a Lavagna, considerata la popolazione complessiva dei due comuni, è davvero bastato un pugno di voti in più per stabilire il vincitore. Nella prima cittadina sono 300 i voti che hanno separato il vincitore Guglielmo Caversazio dallo sfidante Emanuele Cozio, 110 quelle che a Lavagna hanno assicurato la vittoria al primo cittadino uscente Gianalberto Mangiante nei confronti di Claudio Lapetina. Sulla ricerca dei voti rimasti orfani dei propri candidati si giocherà adesso la partita del ballottaggio a Rapallo. Tra i due contendenti, Elisabetta Ricci e Armando Ezio Capurro, al primo turno si conta una differenza di 2.846 preferenze. 4.000 però la dote che gli altri tre candidati rimasti esclusi hanno raccolto dai propri elettori al primo turno. A chi andranno, sempre che queste persone scelgano di tornare a votare? I giochi sono aperti e nessuno dei due contendenti può dire di avere già la vittoria in tasca. Ma ancora una volta, anche in questa giornata di campionato, i veri protagonisti sono stati gli assenti. Quasi la metà degli aventi diritto nei comuni del Levante non si è recata al voto, per l'esattezza il 47,24%, quasi 40.000 persone su un totale chiamato alle urne per i 18 comuni del Levante di oltre 80.000. Quali sono le conseguenze politiche a livello europeo e nazionale del voto di sabato e di domenica? Quali potrebbero essere i riflessi per la nostra regione? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Mari del Secolo XIX. Lo sfondamento a destra non c'è stato, nonostante una netta affermazione delle formazioni della destra in tutta Europa. Però, in base a quanto sta emergendo finora, la maggioranza Ursula dovrebbe ritrovare i suoi numeri, certo magari con qualche compromesso verso il Partito Socialista Europeo. E i riflessi li vediamo anche in Italia, dove nessuno si aspettava una tenuta del centrosinistra a questi livelli e nessuno si aspettava che Lega e Forza Italia andassero verso quella quota. Forza Italia sembra abbia la forza per discutere ormai ad armi pari nella coalizione centrodestra nei confronti della Lega e il centrosinistra vede franare il 5 Stelle e rafforzarsi l'alleanza verde sinistra. In Liguria il PD si afferma nel genovesato e nello spezzino, dalle altre parti Fratelli d'Italia è il primo partito. Ce lo aspettavamo questo risultato? Ah, io francamente no, la Liguria è divisa in due, con la parte di Ponente in cui i partiti del centrodestra e la tradizione del consenso d'area viene affermata, Genova e Spezia secondo me anche per un maggiore impatto delle inchieste vede il PD in crescita netta soprattutto nei capoluoghi e una forte affermazione di AQS. Questo però, al di là delle differenze geografiche, non cambia un equilibrio regionale che emerge in modo chiaro. Centrodestra e centrosinistra a livello ligure si appaiono attorno al 44% e decisiva paradossalmente appare quella parte che è stata evidentemente sconfitta, ossia del terzo polo. L'analisi del voto nelle città suggerirà ai dirigenti locali del PD una strategia diversificata, per cui a Genova e Spezia sono stati premiati i candidati più marcatamente progressisti, nell'Imperiese e nel Savorese dovranno cercare nomi più vicini all'area moderata, più vicini all'area centrista. È un puzzle molto difficile da completare, anche perché non è affatto chiaro cosa succederà in regione. Sappiamo che il presidente Totti andrà a chiedere un'attenuazione delle sue misure e un po' attorno a queste richieste ruoteranno le decisioni di un centrodestra che finora è apparso molto compatto a sostegno del presidente, ma potrebbe decidere al momento dall'altro di cambiare strategia. Qui si affaccia la strategia del PD che si baserà su quanto hanno detto queste urne, ma soprattutto dovrà interrogarsi sul piano e sul livello delle alleanze.
Le impronte sull'auto rubata per la fuga e sulla roncola utilizzata per ferire le vittime sono i principali indizi su cui stanno lavorando i carabinieri per riuscire ad individuare ed identificare gli aggressori dei due coniugi. L'aggressione è avvenuta nella notte di domenica, in particolare poco dopo le 22 di domenica sera, in località Celesia, a San Colombano Certenoli. Due uomini si sono introdotti in casa dei due coniugi, uno di 65 e l'altro di 62 anni, e li hanno colpiti più volte causando loro gravi ferite. I due sono ricoverati attualmente nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino di Genova. In un primo momento si è ipotizzato un tentativo di rapina, ma episodi del genere in zona sono piuttosto rari e quindi al momento si vaglia l'ipotesi di un'aggressione deliberata. Al momento però è ancora molto difficile ricostruire il motivo, l'esatta dinamica di quanto accaduto. I due aggressori sono fuggiti con l'auto della coppia che hanno rubato, ma poi l'hanno abbandonata a poche centinaia di metri dalla casa a seguito di uno sbandamento. Le indagini proseguono anche attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della valle. Ora andiamo in Val di Vara, dove le comunità parrocchiali della Vallata e le suore Giannelline hanno celebrato la festa di Sant'Antonio Maria Gianelli. Tutti siamo obbligati a farci santi e tutti possiamo farcela se lo vogliamo. Tutti dobbiamo farci santi, tutti possiamo farcela, facciamocela davvero. Sono le parole di Sant'Antonio Maria Gianelli che il vescovo di Chiavari, Giampio De Vasini, ha ricordato durante l'omelia pronunciata a Cerreta di Carro in occasione della festa del santo. Monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo della Spezia, ha presieduto la celebrazione eucaristica. Proprio perché la santità è chiamata per tutti, essa non consiste in attività o scelte particolarmente eccezionali, ma passa dal feriale, passa dal quotidiano, dalle piccole cose di tutti i giorni fatte bene, fatte per piacere a Dio, nella carità. Dalla festa per Sant'Antonio Maria Gianelli, che è poi proseguita con la processione, è scaturita una riflessione a tutto tondo sul tema della santità, dunque, perché tutto quello che Gianelli ha compiuto nella sua vita, la cura pastorale, le congregazioni fondate, la predicazione instancabile del Vangelo, hanno avuto un comune denominatore, è vero, sia l'anelito alla santità, ma hanno avuto anche una origine comune, ed è stata la semplice quotidiana perseveranza della famiglia, nella piccola Cerreta da cui è scaturita l'opera di quello che oggi è venerato come il patrono della Val di Vara. Da questa semplicità sarà capace di cose grandi, come dare la vita a nuove congregazioni, prendere la cura pastorale delle due diocesi, riformare il seminario, donarsi senza risparmio fino a morire molto giovane a 57 anni. Cerchiamo la felicità, tutti corriamo per avere la felicità. Ma il Signore in Gianelli ci ha indicato una strada, facciamo in modo che Egli ci sia vicino, che ogni giorno ci accompagni nel quotidiano, preghiamolo ogni giorno. Nella puntata di Si può dare di più, che andrà in onda questa sera alle 21, vi proporremo le immagini e le interviste che abbiamo realizzato nel corso della cerimonia per l'inaugurazione di 6 nuovi mezzi alla Croce Rossa di Cogorno. Mezzi che garantiranno un servizio ed un intervento di soccorso più efficace e più capillare sul territorio, sia per interventi di natura sanitaria, sia per interventi di protezione civile. Sei nuovi mezzi a disposizione della collettività per emergenze, trasporti, servizi e attività sanitarie. È la nuova dotazione sulla quale può contare il Comitato di Cogorno della Croce Rossa Italiana, inaugurata con una solenne cerimonia. 6 pezzi di roba per la Croce Rossa, per la protezione civile, per il trasporto
di medicinali, di sangue, di organi. A ciascuno di questi strumenti è stata dedicata una delle tante storie che il Comitato della Croce Rossa ha intercettato negli anni di attività. Tra queste, quella di Camilla, ragazza della Val d'Aveto, che durante la sua infanzia ha avuto bisogno per un anno del trasporto al Gaslini per ricevere le cure necessarie a sconfiggere una malattia. Ci ha assistito moralmente, ci ha dato una mano veramente, veramente forte, grande. E qua ci sentiamo a casa e Camilla, quando arrivava qua, lei non si ricorderà perché era piccola, però lei qua si sentiva a casa. Abbiamo avuto un grande sostegno, un grande aiuto da parte loro. Una dedica speciale a Suor Rita Monteverdi, per decenni caposala della pneumologia di Sestri Levante, affezionata sostenitrice del comitato di Cogorno. Era proprio affezionata a questa croce, e per cui anche il presidente Carnini un giorno mi aveva detto, così parlando, quando poi è venuta a mancare, mi ha detto che una parte, diciamo, di questa croce che è stata poi costruita, dedicata a lei, anche a Suor Rita, per tutti i servizi che ci ha fatto fare, sia diciamo da come ospedale che da privati. La Croce Rossa in Liguria conta 72 sedi, 56 comitati, circa 8.000 volontari. Quella di Cogorno è una delle realtà più vivaci, anche grazie al carisma del presidente Carniglia, da 35 anni alla guida del comitato locale. È un punto di riferimento, è una roccia della nostra associazione dove si fonda il vero volontariato e la vera passione per tutti noi. Nell'ultima settimana sono stati registrati 21 nuovi casi di peste suina africana, di questi 20 in Liguria. In totale il numero dei casi positivi è salito a 1588, 12 i ritrovamenti nel comune di Genova, 4 a Uscio, 1 rispettivamente a Davagna, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese e Varese Ligure. Rimangono stabili a 152 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana. Ora la rassegna stampa. A venire titola Parlamento più a destra, l'Europa cerca una guida, von der Leyen, allarghiamo l'alleanza, Meloni e governo rafforzati, PD e Alleanza Verdi Sinistra crescono, male il Movimento 5 Stelle. L'editoriale di Andrea Lavazza, l'unione congelata, le insidie di una continuità fragile, e di Marco Iasevoli, iniziata l'era delle due leader, i riflessi in Italia del voto europeo. E poi sempre sulla prima pagina di Avvenire, Francesco, Roma sia ospitale e generosa, il Papa ieri in Campidoglio, e ancora atleti e nazionalità, gli italiani re dell'atletica, il colore non c'entra, borse di lusso, commissariata Dior sfrutta i lavoratori. Passiamo invece sul Secolo XIX, la Liguria spaccata, le europee, Fratelli d'Italia primo partito domina nelle province di Savona e Imperia, il PD vince a Genova e alla Spezia, le coalizioni sono al 44%, sempre in Liguria Fratelli d'Italia non supera il Carroccio, che esce fortemente ridimensionata rispetto al 2019, il Movimento 5 Stelle si ferma al 10%, balzo in avanti della sinistra e Calenda e Renzi, comunque anche in Liguria, non raggiungono il quorum. La tela di Ursula von der Leyen già al lavoro per blindare l'intesa tra Partito Popolare Europeo, Liberali e Socialisti, tra Meloni e Schlein complimenti e sfida, l'Italia è bipolare. Elettorato 5 Stelle, 2 milioni di astenuti, i Dem pescano invece al centro. E poi le altre notizie, dal martello di Fantini un altro agli azzurri, in atletica Tortu ed Argento, presentata invece la stagione del Teatro Nazionale di Genova, la follia come antidoto al male, il cartellone firmato Davide Livermore. E poi la cronaca nera, San Colombano usata una roncola, aggrediti nella notte nella loro villetta, marito e moglie gravissimi, andiamo a vedere, una coppia conosciuta e gentile, non hanno mai avuto un nemico, dicono i residenti della zona. L'ipotesi principale per gli inquirenti è un'aggressione organizzata, non convince l'ipotesi della rapina, ritrovata l'auto dei coniugi utilizzata per la fuga e la roncola con cui il marito e moglie sono stati feriti. Con la stessa arma è stato ucciso anche il cane della coppia. E terminiamo con le elezioni europee, i flussi sul Tiguglio, sul Levante, la Riviera vota a destra in corona Fratelli d'Italia, Sestri e Camogli le eccezioni a sinistra, per Bruxelles scrutinio coerente con quello nazionale, le amministrative trascinano invece l'affluenza alle urne sopra la media del paese. Il partito della Premier Meloni conquista anche Portofino, ex feudo di Forza Italia.
Andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Manuela, la cronaca perché c'è stato un tamponamento tra due auto questa mattina sull'autostrada A12 tra Rapallo e Recco, dove attualmente si registrano più di 8 km di coda e forti rallentamenti. Intorno alle 10.30 i due mezzi si sono scontrati, uno dei due si è ribaltato, a bordo di questo due persone, un uomo e una donna, che sono state estratte dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Rapallo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento dei due feriti al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Nello scontro è rimasta ferita anche la persona a bordo dell'altra auto, quella che ha causato il tamponamento, in questo caso in codice giallo. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto per i soccorsi anche i volontari della Croce Bianca di Rapallo, i volontari del soccorso di Sant'Anna di Rapallo e quelli di Ruta, e come dicevamo sono diversi chilometri di coda attualmente sull'autostrada a causa di questo incidente. È tutta della linea. Grazie. Cresce l'attesa per il rally della Val d'Aveto che quest'anno si correrà il 22 e il 23 giugno. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 giugno. La manifestazione, lo sapete, ha sempre richiamato equipaggi dalle vicine province di Piacenza e di Parma, ma anche dalla Toscana e da altre zone d'Italia. Quest'anno sono diverse le novità. Quest'anno il Rally Val d'Aveto torna, diciamo, a carattere nazionale a essere eseguito e percorso nel territorio della Val d'Aveto, staccandosi da quello che è il Rally della Lanterna. Due giorni di gare a Santo Stefano d'Aveto, come si svilupperanno? Allora, come sempre, partiranno il programma, diciamo, parte dal venerdì, dove ci saranno le ricognizioni con le vetture normali del percorso. Ci sarà poi lo shakedown sabato mattina su una parte della prova di Pievetta che poi verrà percorsa la domenica. Poi abbiamo una prova inedita, sempre percorsa il sabato pomeriggio per ben due volte, una bella prova tecnica nuova che parte dal Picella e arriva nei pressi del Bivio del Passo del Tomarlo, quindi con un tratto in salita molto tecnico e poi un tratto veloce che metterà a dura prova i motori. Ecco. Domenica poi le gare sugli altri tracciati. Esattamente, la domenica ci saranno ben tre passaggi sulla prova del Monte Penna, partendo dall'abitato di Amborzasco fino a scollinato, diciamo, il passo del Chiodo, sempre verso Santo Stefano. È una prova che è circa 9,90 km di lunghezza, mentre poi la Pievetta, che partirà invece, sarà allungata, sarà ripercorsa in salita rispetto agli ultimi anni, è una prova di 4 km che parte sotto l'abitato di Torrini e arriva nei pressi dell'abitato di Groparo alle porte di Santo Stefano d'Aveto. Le iscrizioni sono ancora in corso per sapere il numero esatto degli equipaggi, ma sarà sicuramente un evento atteso dalla vallata anche per far vivere comunque il territorio. Esattamente, sì, le iscrizioni, come dicevo, sono ancora in corso e cercheremo, come sempre, di mettercela tutta sia col contributo delle amministrazioni comunali, dei vari supporter, dei vari partner che danno una mano al gruppo sportivo Allegrezze, noi del gruppo sportivo e Lanterna Rally, per cercare di far organizzare una bella gara e far respirare un po' d'aria buona anche agli equipaggi che vengono da tutta Italia. Pallanuoto. Nella prossima stagione il portiere Luca Perrone, classe 2004, tornerà ad indossare la calottina della Chiavari Nuoto. Cresciuto nelle giovanili della Prorecco, con cui ha vinto anche uno scudetto giovanile, negli ultimi due anni si è costantemente allenato con i campioni d'Italia. Perrone aveva già difeso la porta della squadra chiavarese nella stagione 2021-2022. Ora vediamo che cosa c'è in programma per oggi con l'agenda di Telepace. Martedì 11 giugno a Chiavari si conclude il ciclo Le letture del bibliotecario a cura di Enrico Rovegno e Miro Gatti. Alle 17 la Società Economica, letture e commenti sul mondo del fantastico. Secondo appuntamento con il corso di cucina organizzato dal Centro di Cultura alla Torre di Leivi in collaborazione con la scuderia Auto Moto Retro. Alle 18 nell'area sportiva di San Bartolomeo Beatrice Sanguinetti insegnerà a preparare dei gustosi canestrelli. Per la terza edizione del Festival Organistico Internazionale di Genova alle 21 nella Basilica
Basilica di Santa Maria Assunta di Carignano, concerto di Simon Weber, docente al Conservatorio Donizetti di Bergamo. Fino al 14 giugno, nelle sale del Museo Archeologico di Chiavari c'è la mostra Oltre il Tempo, riproduzioni di manufatti della preistoria, a cura del Museo, del Centro Ente Forme e del Centro Officina dell'Arte Altman Fazzini di Sestri Levante. Gli orari da martedì a sabato dalle 9 alle 14. Il prossimo TG di Telepace va in onda alle 19.15. Alle 21 vi ricordo, si può dare di più. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.